Buonasera a tutti, ben ritrovati alla diretta Facebook dal Comune di Santo Stefano Ticino. Oggi è il 21 dicembre 2020, sono le 19 circa. Allora, iniziamo subito con i numeri del Covid. Grazie a Dio continua la diminuzione dei casi positivi, quindi ad oggi ne registriamo 16, di cui 3 minori. In un mese circa siamo passati da 91 a 16, quindi continua la discesa. Ovviamente noi non saremo contenti finché non saremo a quota zero per quanto riguarda i casi positivi. Diverso è per i casi clinici e i casi da contatto. I casi clinici ad oggi sono 28, di cui 5 minori, mentre i casi da contatto sono 37, di cui 27 minori, perché ci sono due, sostanzialmente perché ci sono due classi delle elementari in quarantena, come vi avevo detto anche l'altra volta. Ecco, assieme all'assessore Cucchetti abbiamo un attimino dato un'occhiata al sito del governo per darvi qualche informazione in merito alla possibilità di spostarsi durante le festività natalizie. Abbiamo visto alcune informazioni che pensavamo di condividere con voi. Ok, allora, la domanda più frequente, che tra l'altro è stata fatta anche a me quando magari passo per il paese, alcune persone mi hanno fermato: durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti? Insomma, è la domanda che tutti ci stiamo ponendo. Allora, le informazioni ufficiali sono queste. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti che comportino l'uscita dalla propria regione, quindi non è possibile assolutamente uscire dalla propria regione dal 21 dicembre al 6 gennaio. Però nei giorni festivi e prefestivi, cioè 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio è possibile una sola volta al giorno spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche in altri comuni, non necessariamente a Santo Stefano Ticino, ma sempre all'interno della regione Lombardia. Ecco, ricordatevi, la regione Lombardia è un po' il nostro confine. E tra le 5 di mattina e le 22 di sera, e nel limite massimo di due persone più figli con meno di 14 anni, o persone disabili o persone non autosufficienti. Quindi due persone massimo dalle 5 alle 22 più figli con meno di 14 anni. Poi nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio è possibile spostarsi liberamente dalle 5 alle 22 all'interno del proprio comune. Anche qui una sola volta al giorno per far visita a parenti o amici e all'interno del comune e all'interno della regione. Poi massimo due persone più figli minori di 14 anni e ancora una volta persone disabili o non autosufficienti. Poi, sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, è possibile per chi vive in un comune fino a 5.000 abitanti spostarsi liberamente tra le 5 e le 22 entro i 30 km del confine. Perché vi dico questa cosa qui? Perché sappiamo tutti che Santo Stefano ha più di 5.000 abitanti. Questo vale perché, diciamo, i dati Istat sono relativi al 31 dicembre 2019, dove venivano registrati 5.033 abitanti a Santo Stefano. Oggi il numero di abitanti è inferiore a 5.000, siamo esattamente 4.984, per cui abbiamo sottoposto il quesito al prefetto. Queste informazioni ovviamente sono informazioni di ieri, quindi dobbiamo lasciare il tempo al prefetto di rispondere, e aspettiamo la risposta del prefetto per sapere se noi rientriamo in un paese con più o meno di 5.000 abitanti. Quindi, nel caso in cui fosse confermato
l'attivazione del decreto perché siamo a meno di 5.000 abitanti e sarà possibile nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio spostarsi in un raggio di 30 km anche al di fuori della regione, quindi anche andare a Trecate, per un esempio. Ecco, questo è quanto. Spero di essere stato chiaro, mi rendo conto che non è così facile, però insomma, queste sono le disposizioni e con questo noi dobbiamo confrontarci. Poi, tornando a San Cosenzano Ticino, ci stiamo preparando per la campagna vaccinale anti-Covid. Sapete che a livello europeo si è ipotizzato, anzi si è deciso che la data, diciamo, ufficiale per l'inizio della vaccinazione è il 27 dicembre. Infatti a Roma lo Spallanzani inizierà con le prime vaccinazioni. Noi siamo qui pronti, allarmati, in attesa di avere informazioni più precise per sapere quando sarà possibile iniziare a San Prostito Ticino. Ovviamente noi siamo in contatto con i medici di medicina generale e con la regione per avere ulteriori informazioni che tempestivamente vi daremo. Ecco, un grosso risultato che la nostra amministrazione ha fortemente voluto e ottenuto, e ringrazio gli uffici comunali per essere riusciti in questo obiettivo, è quello di poter distribuire le tessere per la spesa prima di Natale. Siamo tra i pochissimi comuni che è riuscito a farlo. Perché? Perché pensiamo che queste tessere per fare la spesa abbiano un senso appunto per le vacanze di Natale. Consegnate a gennaio, secondo me, secondo noi, hanno meno senso. Sempre importante, si mangia sempre, siamo d'accordo, però almeno così siamo riusciti a far passare un bel Natale, riusciremo a far passare un bel Natale alle persone di Santo Stefano. Giusto qualche numero vi do, praticamente le tessere hanno un valore di 100 euro. Le domande ad oggi presentate sono 37, la distribuzione l'abbiamo già consegnata a 30 persone, a 30 richiedenti, 30 famiglie, 3 sono in attesa di essere distribuite perché sono state validate oggi e 4 sono in attesa di verifica. Le tessere distribuite ad oggi a livello singolo sono 103. Quindi per un totale di 10.300 euro. Cambiando argomento, vorrei ringraziare Marta Ferrari di 16 Media per aver donato dei regali che sono in fase di distribuzione alla cittadinanza nei prossimi giorni. Così come ringrazio, diamoci una mano, la Protezione Civile per le numerose consegne ed aiuti che hanno effettuato in questi giorni. Segnalo poi una nuova iniziativa della Protezione Civile. È stato aperto uno spazio di ascolto psicologico completamente gratuito e della massima riservatezza e rispetto della privacy. Siamo sicuri di questo. Il numero di telefono a cui fare riferimento è 02 80 88 86 43. Perché siamo sicuri di questo? Perché risponderà la dottoressa Elena Udani di Santo Stefano Ticino, quindi la conosciamo bene e conosciamo la sua professionalità. Approfitto però per ricordarvi che è ancora pienamente attivo il nostro servizio che si chiama Sportello Famiglia, istituito alla fine del 2019, grazie all'aiuto della psicologa dottoressa Cucco. Il servizio nostro, quello del Comune di Santo Stefano, si rivolge in particolare alle relazioni familiari, però a causa dell'imminente pandemia, diciamo, si è un po' dirottato su altro tipo di problematiche, che sono quelle derivanti dal lockdown, quindi dal fatto di rimanere in casa da soli. Ecco, sta funzionando e funziona molto bene. Fa sempre piacere mettere a disposizione della cittadinanza questi aiuti perché spesso, spesso servono. Continua il contributo straordinario per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per le attività economiche e commerciali di Santo Stefano Ticino. Il contributo, segue un po' quello che è stato fatto a marzo-aprile, è di 500 euro e l'importo che abbiamo stanziato come amministrazione è 10.000 euro. Poi,
Dal lunedì scorso sono in distribuzione i calendari per la raccolta dei rifiuti, probabilmente molti di voi li avranno già ricevuti, e vi segnalo che in ultima pagina c'è il dettaglio per collegarsi alla app che si chiama Il Riciclario. Io mi sono collegato, funziona benissimo ed è un aiuto. Praticamente attraverso questa app è possibile vedere sempre quando c'è la raccolta dei rifiuti. Credo di avervi detto tutto, ne approfitto per farvi gli auguri di una buona serata e ci sentiremo nei prossimi giorni per maggiori spiegazioni. Grazie a tutti, buonasera.